Lunedì, questa settimana inizia un pochettino a fatica. Questa notte mi sarò svegliato tipo 15 volte, credo. Mi sono addormentato verso le 5. Però partiamo subito con la giusta carica perché andiamo in palestra. Anche se non abbiamo forze, le troviamo. No, scherzavamo, niente palestra. È finito l'abbonamento, quindi oggi non ci alleniamo. E niente, andiamo a fare la spesa. È da un mese che non faccio la spesa. Sarà una bella esperienza anche questa qua. Oggi in realtà è giornata di chiamate, mail, scrivere cose per progetti vari e magari nel mentre buttiamoci dentro anche qualche montaggino. Sono tutto appiccicosiccio perché oggi facciamo un caldo tremendo, però sta arrivando il temporale. Anzi, è già arrivato a giudicare dai rumori, quindi spero che stanotte farà un po' più fresco. Martedì ed è giunto il momento dell'unboxing! Time lapse. No. Regge. Ehi, Jason, stai montando la sedia? Sì. Sono sceso per dirti una cosa. Sto guardando il tuo vlog. Ho visto che hai spoilerato un pochino della vendetta dei player. Ah, ok. Mi ha fatto venire in mente che nel prossimo vlog devi spingere la vendetta dei player. E qual è il prossimo vlog? Ah, è questo. Questo, quindi ho detto, lui è giù che sto girando, quindi sono venuto a dirtelo. Però oggi è martedì nel vlog. Esce domani. Esce domani, ma infatti. Quindi nella giornata di domani lo spingiamo. Ah. E voilà! Vai. No, ho paura di più. Va di più, Ti sdrai completamente. Guarda che sdrai, ho paura. Grazie, raga! Io non mi capacito di come sia possibile non che arriviamo a lavorare fino a quest'ora, ma che nonostante arriviamo a lavorare fino a quest'ora, mi sembra di essere ancora indietrissimo. Con questo si può fare. Niente, mangiamo, che bello. L'ho detto 8 volte che c'è IEN Plus, no, domani che c'è... Ma no, annunciamo. A tavola! Che entusiasmo, pensavo... Se non fregava niente a nessuno, mi spiace. Tarda notte, aspettiamo che il video esporti. Proviamo un overboard per la prima volta. No. Stai in equilibrio. Sembri un macaco che tromba con un bruco. Cadi. Occhio! No! Non avevo preventivato di fare così tardi anche oggi. Poi magari vi spiegherò perché questo si può fare, sta andando così tanto per le lunghe. Fine giornata. Mercoledì e andiamo in ufficio passando per le bellezze di Milano. Sempre molto bello questo parco di Aulenti. E adesso a grande richiesta. Nulla, a grande richiesta nulla, perché volevo darvi il buon Valerio che manca da tantissimo su questi schermi, ma è a casa giustamente perché stanotte ha fatto la notte qua per finire IEN insieme ad Alessandro e Arianna che sono online da adesso. Ma in ogni caso adesso stiamo preparando i confessionali del si può fare. Ma secondo te possiamo già spoilerarlo? Ma sì. Intendo dire che sono 2 episodi, possiamo già spoilerarlo? Direi sì, l'avevo fatto. Per questo ci sta mettendo tantissimo con questo episodio, perché non è uno, sono 2. Questa è un'informazione che soltanto voi che guardate questi vlog potrete sapere. Tutti gli altri non lo sapranno finché non uscirà la prima parte. I vantaggi di seguire Jaser anche nei suoi vlog settimanali. Dai, mettiamoci al lavoro. 3 hours later. Sono distrutto. Non sembra, ma è faticoso parlare e interpretare per 2 ore e mezza di fila, eh. Più che altro dovrei imparare a parlare col diaframma, perché utilizzo la gola e arrivo sempre che mi fa malissimo. Quindi vuol dire che sbaglio qualcosa. Incredibile ma vero, il buon Valerio di fianco al buon Giovanni, che accoppiata vincente. Ma hai visto che c'è? Sì, entra. Lui è proprio uguale a... Lui, cioè, che è una maschera. È proprio uguale a lui. Incredibile. E come sta il bambino? Ma basta! È lo scoop del video, è lo scoop. Al titolo è incinta. C'è anche una biblioteca in questo cinema. Steven Spielberg. Posso anche leggervi qualcosa, un passo di Steven Spielberg. L'epilogo... Boom, è finita, te l'ho interrotta, boom, basta. Non ho neanche detto cosa stiamo andando a vedere. Elvis, in lingua originale, così lei ti è felice. Inizia, veloce, vai, inizia. Valerio,
io voglio un commento. Elvis è il re del rock. Ma no, ma sul film. Ah, non sul film. Sicuramente la cosa migliore del film è l'interpretazione di Austin Butler. Fare l'imitazione di Elvis è facile. Guarda, te la faccio anch'io. Mi sono sentito una di quelle ragazze. Che urlavi, anche tu. Tirami il reggiseno, dai. Ok, grazie. Invece volevo dire che Austin Butler riesce proprio a interpretarlo. Gli dà quella dimensione un po' di messia, di dio del rock che Elvis aveva. Da vedere, non brutto, un bel film, biopic ma un bel film. Grazie. Prego. C'è ancora una gelateria aperta? Con questo gelato e con un colpo d'anca chiudiamo questo video. No, questa giornata è pure sbagliato, mi hai emozionato, Valerio. Perché non ti è venuto? Perché devo dire chiudiamo la giornata, non il video. Giovedì, ok, allora io in realtà vi ho già mostrato la casa perché è da un mesetto che ci viviamo dentro, però ufficialmente è mia da oggi. Sto per fare l'acquisto della casa. Stamattina sono andato dal notaio, è stato abbastanza emozionante perché comunque è la prima volta in vita mia che faccio un acquisto così grosso. Siamo per farlo, ci siamo. Ho firmato tutte le 1000 carte che c'erano da firmare e quindi ufficialmente sono proprietario di una casa. Come mi fa sentire questa cosa? Non mi sono ancora fermato a pensarci, lo sto facendo un po' adesso. È soddisfacente perché è da 3 anni che mi ero posto questo obiettivo, poi per diversi motivi non ero riuscito a mettere abbastanza da parte per potermi permettere una casa e finalmente ce l'ho fatta. E quindi bello, mi sono indebitato a vita. Poi il resto della giornata è stato praticamente buttato via. Ho dovuto fare un'ora di strada per arrivare alla mia filiale della banca, ho aspettato lì un'ora per firmare un'assicurazione obbligatoria, poi ho ripreso il treno per tornare a casa. E vabbè, la burocrazia funziona così. Però nel mentre siamo passati da IKEA, ho comprato il letto, che tanto prima o poi dovevamo farlo. Ci siamo tolti anche questo pensiero. E adesso andiamo a casa, che posso davvero chiamare casa mia. Io ho un po' questo problema che quando mi pongo un obiettivo e lo raggiungo, faccio finta di nulla, vado avanti e non me la godo. E non va bene. È giusto fermarsi un attimo per essere soddisfatti. Quindi adesso andiamo a casa e festeggiamo. Ah, e sono anche arrivate le brugole di IKEA, quindi finalmente possiamo montare quel divano come si deve, che lo schienale in realtà non regge. Yeah! Casa nostra, non siamo più in affitto, vai, abbiamo una casa di proprietà, adesso possiamo prendere il tuo fratellino. Vediamo. Cin cin, la nostra prima casa. Prima, voglio sottolineare, ne avremo 50. Non pensavo peggio, sai? Considerando che è qua da Capodanno ed è uno spumante da 2 euro. Buono. E il dilemma di questa sera è: finiamo Stranger Things o guardiamo IN Plus, che ancora non l'ho visto? Dell'altro so come va a finire, quindi non ho paura degli spoiler. Di questo, ogni giorno è un potenziale rischio spoiler, quindi devo dare la priorità a questo. Venerdì. Oggi è un giorno importante perché sta per arrivare l'idraulico che ci installerà il condizionatore lì. Aspetta, no, in realtà non so se è davvero lì. Credo di sì per rigor di logica. Abemus, aria condizionata. Magari chiudiamo le finestre, però. Sì. Oggi pomeriggio invece dovrà venire qua Simone, che è un ragazzo che ha un colorificio a Parma, wallpaper colorificio. Vi lascio i suoi social e il link in descrizione. Che praticamente, vedendo questi vlog, ha scoperto che avevo bisogno di imbiancare casa e mi ha scritto offrendosi di procurarmi tutto quanto l'occorrente. E non solo, si è anche offerto di venire qua a casa per darmi una sorta di consulenza. Ciao, piacere, Simone. Mai da Dio ti conosco. Ciao, Simone. C'è stato un gran bel brainstorming di 2 ore passa. Ci hanno dato un bel po' di consigli, spunti interessanti. Non sarà veloce e semplice ridipingere tutto quanto. È la prima casa che facciamo, cioè nel senso, se facciamo qualche errorino, qualcosa che magari non ci convince al 100%, ci sta. Ci ha dato una chicca, non voglio spoilerarvela, ve la mostrerò quando sarà finita, ma secondo me quella chicca sarà molto bella a livello di atmosfera. C'è tantissima scelta e quindi è difficilissimo. Meglio che ci sia tanta scelta, ok, però non è facile. Ma dovremmo aver trovato una quadra e sarà tutto molto bello. E questa sera finalmente si guarda IN Plus 3 Survival, la vendetta dei player. Guardiamocelo. Nelle puntate precedenti di IN Plus. Boom. È passato un anno da quando Jaser ha conquistato la bandiera di The Show, dando al gruppo The Player l'opportunità unica di organizzare la loro vendetta. Maya, non siete che prendi le scosse? Che è successo?
vabbè. Molto bello, complimenti a tutto il team. Ci hanno lavorato davvero tante persone a questa produzione. Vi dirò, mi ha fatto più ridere di quello che mi aspettavo. Sarà che da tutti i trailer comunque dava un'idea che è così, molto pesante, sadico. L'ispirazione per questo episodio è comunque solo enigmista, quel genere di horror. Però è anche divertente in realtà. Ogni produzione di The Show viene svolta in totale sicurezza e ogni partecipante è consenziente. Fine giornata. Sabato, sto cercando di crearmi un quadretto tipo quello da mettere qua. E questa è la reference. Quindi mi sto ricreando io la scena, tutti i pezzi singoli che poi dovrò andare a stampare singolarmente. Non so se mi verrà fuori bene, però è divertente. Sto ricreando il pavimento da andare a sostituire a questo qua. Era tutto pixelato, così invece è più definito. Ok, questa è la composizione, però dovremmo esserci. E mettiamo a posto questo divano. Il discorso è che questo buco deve coincidere con questo buco e avvitarsi. Però questi due pezzi non dovrebbero esserci mentre avviti quello, perché nel momento in cui lo tiri su, essendo che bisogna avvitarlo dal sotto, questi si chiudono e vanno a bloccare qua, e quindi non hai più modo di avvitare. È tipo un rompicapo. Ok, potremmo aver trovato la soluzione. Se lei adesso tiene questo su, io dovrei avere modo di infilare la vite qua. E di lì esce, sì. Ok, per lo stesso principio dovremmo farcela anche col secondo. Okay. Vai, spingiti all'indietro. Lo sto facendo. Ce l'abbiamo fatta. E ora posso finalmente mostrarvi il divano. La cosa che ci ha fatto innamorare sono questi. Lo schienale regolabile come vuoi. Quindi in qualsiasi posizione ti metti hai sempre la testa angolata bene e comoda. E poi sono le chaise long. L'unico difetto è che è molto difficile tirare fuori la chaise long. Sì. Ecco, a livello estetico l'unica cosa che non mi fa piacere di questo divano è questo, che quando è aperto rimane questo buco. Però se ci metti i cuscini, se poi metti un copridivano, il problema non esiste più. Eravamo venuti a provare una nuova hamburgeria, che però è chiusa per ferie. No, al sabato sera bisogna fare la sport del sabato sera, non uscire a cena. E alla fine abbiamo scelto di provare un nuovo indiano. Questo è verdure. Oh, piccantissima. Urca macca. Addio. Questi sono dei samosa, con fagottini ripieni di verdure. Un mix di bocconcini di pollo allo yogurt con marinature differenti. Pane alla menta, verdure miste. E lassi al mango, ovvero latte al mango. A concludere la cena ci hanno dato dei semini digestivi. Questi sono, hanno detto, tipo dei chewing gum al naturale. È cardamomo. Ma tu lo conosci già il cardamomo? Certo. Io non l'ho mai sentito. Lo devi schiacciare e mangiarne uno, al massimo due semini, perché è fortissimo. È vero, è fortissimo. È tipo di menta. Beh sì, è il cardamomo. Chiudiamo la giornata col cardamomo. I primi ospiti nella casa nuova. Quanto sei presente in questo vlog? Sei tornato! Finalmente, dopo due mesi di assenza. Non andartene più. Non so se riuscirò a mangiare questa pizza ora con la mano finita. Ora userò per la pizza. Sì,